attacco a spron battuto contro difesa quadrata, run and gun opposta al control game, l'esordiente coach Christian contro il veterano Kaya. C'è tutto questo e molto altro nella sfida di cartello di questa giornata di Serie A2 fra Pallacanestro Trieste e Fortitudo Bologna. Va in penetrazione di sinistra, lo scarico fuori per Aradori, vede nell'angolo ancora Fantinelli, riceve poi in punta su di lui Eli Brooks che però gli cede una decina di centimetri in più. Dalla distanza Ogden segna sotto subito di 5 punti. Candussi va in penetrazione fino in fondo, la finta e poi a canestro già dall'altra parte per Bolpin, va nell'angolo da Radori, il tiro da 3 punti a segno. Cerca ancora la circolazione esterna, la Fortitudo, un tiro comodo dai 5 metri per Aradori. Trieste deve rivedere qualcosa in difesa. Il primo quarto si chiude sull'8-21, 13 punti di margine per la squadra di Kaya. Ruzieri in attacco, Bossi perde palla, Volpin la recupera, va in contropiede contro Ruzieri che alza le mani nel tentativo di chiudergli la via. Bolpin va in penetrazione, fino in fondo contro Candussi, appoggia il vetro, insegue il pallone, schiaccia Freeman, serve Candussi, scambia con lo stesso Ruzier, Reyes un po' rinunciatario in questo caso, poteva andare a penetrare ma mette la prima tripla della serata, 11-27, Trieste sul meno 16, Reyes incespica su Brooks dall'altra parte, Fortitudo, Fantinelli, inchiodata a Bimane di Freeman che mette il punto esclamativo su un altro parziale ospite, 11-35, vede Brooks, lo serve, ancora fuori per Reyes, Trieste va da Ruzier per il tiro, a segno Michi Ruzier, 5 secondi da giocare, Fantinelli deve cercare l'ultimo tiro, Freeman arresto, tiro dai 7 metri, tripla bersaglio e chiude così la Fortitudo sul 23-48. Più 25 dopo due quarti di gioco. Si riparte con Eli Brooks dall'altra parte fino in fondo. Cerca ma non trova Reyes, fuori, perde palla Brooks, brutto pallone perso. Fantinelli dall'altra parte appoggiato al vetro, va a prendere posizione sotto il ferro, riceve, segna. Spalle canestro, Reyes va in solitaria fino in fondo, appoggia il vetro, il pallone che rimbalza sul ferro ed entra, fuori per Ferrero che va in penetrazione destra, appoggia e segna. Reyes spalle canestro, vede Bossi, non lo serve, nell'angolo per Brooks che segna. Un quarto che per la prima volta ha visto una Trieste gareggiare alla pari. Servito Candussi da Reyes, spalle canestro, a due avversari contro, fuori per campo grande, la tripla, poi la penetrazione sulla linea di fondo, fino in fondo, appoggiata al vetro, rovesciata. La penetrazione, lo scarico, Fantinelli da solo, da 3 punti, a segno. Spalle canestro, Fantinelli su Ruzier, il pallone per Aradori che dai 5 metri mette un diamante a canestro, 51-76, tenta di portare un blocco, campo grande nell'angolo, Candussi, la tripla a bersaglio, Candussi, 9 secondi da giocare con Bossi, fuori per campo grande, la tripla fuori bersaglio ed è praticamente finita, 65-84, la Fortitudo Bologna fa percorso netto, 5 vittorie in 5 partite, Trieste perde in casa per 65-84.